Un cordiale saluto a tutti da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara, Penne. Anche Pescara in questi giorni sarà toccata in queste settimane dalla grande missione nell'anno della fede che toccherà 10.000 piazze in tutto il mondo. Cinque incontri durante le domeniche di Pasqua per aiutare la nostra fede. A portarle avanti saranno i membri del cammino neocatecumenale inviati qualche giorno fa nella nostra arcidiocesi dall'arcivescovo Monsignor Tommaso Valentinetti. Gli incontri si svolgeranno nelle piazze della nostra arcidiocesi e riguarderanno vari argomenti. Nel primo, chi è Dio per te? Quindi tu credi in Dio perché hai sperimentato nella tua vita che Dio c'è, hai sentito il suo aiuto. Nel secondo, chi sei tu perché vivi? Qual è il senso della tua vita? Sei felice? Nel terzo, invece, ci sarà l'annuncio del Kerygma, la notizia della salvezza in Cristo Gesù. E ancora il Kerygma sarà al centro della chiamata a conversione nel quarto incontro. E infine, nel quinto incontro si parlerà della Chiesa, della nostra esperienza di Chiesa e ci si chiederà se vogliamo essere aiutati da una comunità cristiana. A parlare di questi incontri al nostro microfono è stato uno dei responsabili delle comunità neocatecumenali che saranno impegnate in questa missione. Dunque, lo ascoltiamo. Oggi siamo venuti a trovare Stefano Durante, che è responsabile di una delle comunità neocatecumenali che porteranno avanti in questo tempo di Pasqua, in queste cinque domeniche, un'iniziativa di evangelizzazione nelle piazze dell'arcidiocesi di Pescara Penne. Ecco, Stefano, una prima domanda è proprio questa. In questi giorni c'è stato anche un invio da parte dell'arcivescovo Monsignor Valentinetti, ma qual è la motivazione di questa iniziativa? Siamo nell'anno della fede, indetto da Benedetto XVI con la lettera apostolica Porta Fidei. E le comunità neocatecumenali, Chico Arguello, Carmen Hernandez e Padre Mario Pezzi, che sono gli iniziatori del cammino, hanno offerto le comunità neocatecumenali per annunciare il Vangelo, la buona notizia di Cristo risorto, in 10.000 piazze in tutto il mondo. Questa grande missione è stata voluta anche da Benedetto XVI, prima appunto di abdicare, di rinunciare al papato, e lo stesso Papa Francesco è a conoscenza di questa grande missione in tutte le piazze del mondo. Prima di partire per il conclave aveva approvato la missione anche nella sua città, nella sua Buenos Aires. Anche lì partiranno famiglie, giovani, catechisti delle comunità neocatecumenali per le diverse piazze di Buenos Aires. Ecco, nella nostra diocesi quale sarà la presenza? La presenza nella nostra diocesi di questa missione, ci saranno 12 piazze interessate da questi momenti di evangelizzazione, a Pescara, a Montesilvano, a Spoltore, a Cappelle sul Tavo, a Cefagatti, a Loreto a Prutino, passando per le varie piazze più importanti, a Pescara, a Piazza Salotto, Piazza Garibaldi, Montesilvano, anche in punti sulla Riviera, che speriamo per il bel tempo sia frequentata da tante persone, si potranno incontrare fratelli che daranno l'invito per partecipare a queste cinque domeniche, in cui si parlerà proprio chiaramente di Cristo risorto, si darà un annuncio chiaro, esplicito, anche di amore, di misericordia, senza giudicare nessuno, ma proprio perché tanti oggi hanno dimenticato, non hanno mai ricevuto questo annuncio che può trasformare la vita. Ecco, un annuncio che sarà anche una testimonianza anche personale. E a questo proposito, Stefano, ti volevo chiedere se ti è possibile, una tua testimonianza personale. Molto semplicemente voglio dire solo questo, che per tutti noi del cammino l'incontro con Gesù Cristo è avvenuto attraverso un annuncio portato da persone, dai nostri catechisti, in un momento preciso della nostra vita,
A me è arrivato quando avevo 14-15 anni. Tanti arrivano, ricordo mia nonna che ha ricevuto questo annuncio a 70 anni. E a tutte le età, quando si riceve questo annuncio, si incontra personalmente Cristo, si comprende per la prima volta, ma profondamente, grazie allo Spirito Santo, che sei amato da Dio così come sei, quando la società oggi invece esige di essere in un certo modo, di tante forme esteriori per essere amati. Dio a me mi ha fatto sentire il suo amore quando ero suo nemico, quando non mi interessava niente di lui. Questo piano piano mi ha mosso a gratitudine, anche ha rispettato i miei tempi come giovane e mi ha portato alla riconciliazione con la mia storia personale. E tutto questo che ho ricevuto non me lo posso tenere per me, come tanti fratelli non possono tenerselo dentro, ma per gratitudine proveremo con la nostra debolezza a portarlo alle persone che incontreremo per strada in questo tempo dopo Pasqua. E allora ringraziamo Stefano Durante, responsabile di una delle comunità che porteranno avanti questa evangelizzazione nelle piazze nell'arcidiocesi di Pescara Penne in queste 5 domeniche del tempo di Pasqua. Ed è tutto per questa puntata di incontri. A noi non resta che ricordarvi che Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, trasmette sugli 87,6 MHz sul nostro sito web www.radiosperanzapescara.it ed è presente su Facebook con la pagina Radio Speranza. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, grazie e a risentirci.